Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Medieval Dynasty, cioè la dinastia medievale, esattamente l'avete detto anche voi. Mi raccomando, supportate questa serie come facilmente con un bel mi piace, importantissimo per farla andare avanti il mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Andiamo subitissimo in game. Ed eccoci in game, amici, mi sto dirigendo verso Lesnica, esattamente dove abbiamo detto di andare la scorsa volta, giusto per fare un giro, per vedere se c'è qualcosa, se troviamo qualcosa. Mi raccomando, come sempre, amici, mentre io tiro su queste cose, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per far continuare e per farmi capire che vi sta piacendo questa serie. Questo canale non prende neanche un euro e va avanti grazie ai vostri mi piace, quindi mi raccomando, lasciateli poi il commento. Sicuramente in questa puntata ne vedremo delle belle come sempre, ed è quindi importantissimo che lasciate il commento con scritto "Iamo, non dovevi fare così, dovevi fare un'altra cosa piuttosto che io avrei fatto così". Guardate quanti conigli ci sono adesso, mentre quando abbiamo giocato non ce n'era neanche uno. Ho dovuto cacciare i cervi con sto robo qua, con sta lancia, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso, che è la cosa più importante. Dunque muoviamoci, intanto vi faccio apprezzare, bellissimo, attenzione, degli stivali, pantaloni e un arpione. I cavoli. Allora, mi avete detto nei commenti, cade proprio a fagiolo questa cosa qua, mi avete detto nei commenti: "Ehi Amon, guarda che se vuoi pescare i pesci, oltre a robo di caccia dei pesci, che non mi ricordo come si chiama, poi lo andiamo a vedere al massimo, ti serve l'arpione". Arpione trovato, e anche stivali, e anche pantaloni. Allora, per l'inverno direi che siamo pronti. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a vedere qua se troviamo la nostra amica Spingarda, eccetera eccetera, in Garda per la precisione. Se non la troviamo, sappiamo dove trovare la sostituta, che potrebbe essere, quindi molto bene, e a quel punto ci dobbiamo iniziare a lavorare con lei e dobbiamo andare avanti ovviamente nelle missioni. Eccoci a Lesnica. Allora, a Lesnica abbiamo Helmut, abbiamo Albreda e poi abbiamo Emerica e basta, cioè sostanzialmente basta. Allora, vediamo un attimo. Lui è buono nella caccia. Helmut è un gran cacciatore. Sto cercando un nuovo insediamento, ma lui mi dirà cippa. Ah no! Viene! Fantastico, abbiamo già preso Helmut. Alla grande, Helmut viene con noi. Ed è ottimo perché ci serve subito un cacciatore. Lo abbiamo preso alla grande. Ora qua. Gizela, cosa vende? Mostrami la tua merce. Gizela, ah, vende gli archi, che non ci farebbero male. Un bel archetto non sarebbe male. Possiamo venderti qualcosa? Direi di no. Abbiamo anche la pelle. E cavoli, ciao e buone cose. Andiamo a vedere nel diario, subito. La storia di Alwyn, aspetta la prossima estate, e va bene. La storia di Unigost. Consegnami le... No, parla con Unigost, questa possiamo farla. E poi abbiamo la fattoria con il fertilizzante da creare. Stiamo andando avanti alla grande. Non è che qua c'è qualcuno che vende fertilizzante così? Hello, traveler. Mostrami la tua merce. No, anche questo vende questo vende anche utensili e sono veramente tanti. E voglio arrivare in questo gioco. Quanta roba! Quanta roba! Ma eccezionale, va bene, addio. Non ci sono missioni qua da fare, mi pare, assolutissimamente no. Quindi dobbiamo tornare semplicemente al nostro accampamento. Ed è un nuovo giorno, tempesta pericolosa. Un'imprevisa e forte tempesta ha imperversato sul tuo villaggio, ha danneggiato alcuni tuoi edifici, e vai. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ok, nessuno accetta. È ora di valutare i danni e pianificare le riparazioni se necessario. Tre edifici sono stati danneggiati e siamo in inverno. Ok, allora, già siamo in inverno. Bisogna fare la casa nuova e bisogna recuperare le cose. Abbiamo del marciume, della carne essiccata, molto bene. Allora, facciamo subito una cosa. A livello di personaggio in sé,
Noi possiamo sicuramente vestirci con roba più pesante, tipo gli stivali al posto delle scarpe. Questi pantaloni, questi sono messi meglio, ad esempio, e danno la stessa protezione. La maglia va bene, ma dell'altra roba l'avevo già messa via, l'altra roba che avevamo preso. Dove l'ho messa? Prima che me la frega il tizio là. Allora, i pantaloni mettiamoli qua, le scarpe le mettiamo qua. Abbiamo carne, altre cose, tra l'altro carne che ho cucinato. Guardate qua, l'inverno sì, ci ha distrutto un po' la nostra casa e un po' probabilmente anche altre cose, ma come al solito. Guardate che buco che c'è qua, ma perché ha bucato tutto? Allora, le calze di Rassimir, i guanti e le scarpe di pelliccia, eccole qua, prima che me ne frega qualcuno. La carne ne mettiamo un po' qua e questa la mettiamo qua. Oh, là. Allora, a questo punto bisogna costruirgli la casa al tizio là e sistemare questa. Dunque, per costruirgli la casa al tizio là, forse qua avevo già qualcosa in realtà, invece di star lì a recuperare roba. Forse qua ho dei bastoni che male non fanno, però adesso non ci servono tanto i bastoni, ma quanto i tronchi. E tronchi ne abbiamo già 10. Fantastico. Ora la casa. Parliamo della casa. La casa, questa è la nostra. Ci sono due varianti. Attenzione, il personaggio ha freddo. Io parlo, ma il personaggio ha freddo. Assolutamente scarpe, calze di Rasimir. No, beh, pantaloni, calze, guanti di pelle spessa. Non ha preso neanche il cappello. Non lo so, lui è un po' freddo in realtà ancora. Ancora tanto freddo. Beh, non tantissimo, diciamo. Con questo, guardate, sta diminuendo, è fantastico. Allora, stavo dicendo, la casa la possiamo mettere qua. Ok, vedete qua la casa. Oppure, temperatura. Se la temperatura è troppo alta o troppo bassa, inizierai a perdere salute. Per evitarlo, è necessario vestirsi in modo appropriato per il tempo. Cambiare i vestiti con uno più caldo, ripararsi, usare una torcia o sedersi accanto al fuoco. Può anche aiutarti a stare al caldo. Per quanto riguarda le situazioni in cui sono riscaldato, cambia il tuo vestito in uno più leggero per diventare più fresco. Fantastica sta cosa. Ci sono messi i vestiti, devo dire che, vedete, il personaggio tende ad aver freddo, quindi dobbiamo fare altre torce. Allora, l'idea potrebbe essere quella di fare un'altra casa. Intanto qua stanno crescendo, va bene. In zona qua sostanzialmente, qua. Oppure farne un'altra dalla parte di qua. Non sarebbe neanche male. Magari fare un duo di case qua, tre case, quattro case qua, una in fila all'altra. Poi la locanda la vorrei fare in centro questa volta, non qua sul fianco. Quindi, se noi andiamo in edifici, case. Casa semplice piccola, attualmente potremmo farne una qua, che brutta non è, è girata esattamente per così. Ora lasciamo un po' di spazio davanti, ma neanche tanto, ma proprio giusto un pelino. Spostiamo un attimo qua e la piazziamo qua. Eccola qua la casa, perfetto, una bella casina. Potevo anche farla un attimino più vicino qua, però in realtà fatemi vedere, dunque. In teoria da qua si entra, possiamo mettere una casetta lì, una casetta lì, una casetta lì. Recintare sto posto non sarà facile, ma ce la facciamo. Nuovo livello di sopravvivenza, adesso vi faccio vedere cosa sto preparando. Allora, nuovo livello di sopravvivenza, abbiamo 3 punti da spendere qua e uno qua. Allora, solido come una roccia, ok, la solita cosa, atleta, ok, oppure questo. Che non è male, ci dà molta più cose. Oppure questo qua, fame e sete più lenta. Io farei questo. Adesso, fame e sete più lenta. E qua ne abbiamo ben 3. Allora, andiamo a vedere. Conoscenza dell'artigianato, conoscenza della sartoria o sul bancone della taverna. Io direi questo, inizialmente un bel punticino qui. Questo ci sblocca il costruttore, perdite durezza 5% più lenta dei martelli, oppure miglioramenti di muri di casa per maggiore isolamento. Facciamo questo. Poi abbiamo cuoco esperto, creazione più veloce, produzione più veloce, oppure fucina. E facciamo anche questo. Oh, allora, guardate qua, sto facendo la casa.
sto recuperando le pietre perché la casa per il tizio qua nuovo la sto facendo di pietra ed è fantastico. Allora l'ho spostata un po' rispetto a prima, l'ho spostata leggermente più in qua perché altrimenti è difficile mantenerla. Vedete, questa è la nostra casa, è un po' devastata col tronco sopra, che prima o poi andremo a far sparire, ma lui gli sto costruendo questa qua in pietra, che è molto meglio, ma molto 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 meglio. Ora con questa abilità sbloccata abbiamo altro? Tipo, no, per ora no. Forse sugli altri edifici? Non lo so, però quello che ci serve è tantissime pietre che devo recuperare. Ok, ci siamo, manca pochissimo! Qualche pietra ancora. Ok, andiamo fuori. Boom, eccola qua! La casa piccola. In pietra, con tetto però in paglia, perché non possiamo ancora fare le asse di legno. Ma comunque, guardate, molto bella. È identica all'altra, solo che è in pietra. Ora, a questo punto, a parte fare le stradine e le altre cose, l'altra cosa da fare è andare nella gestione. E a questo punto, Helmut, gli assegniamo la casa. Questa vuota. Ok. E come lavoro, il capanno da caccia, ovviamente. Come lavoratore e come cacciatore. Ora, nel capanno da caccia servono un po' di cose. Allora, danneggiato non assegnato, quindi bisogna anche ripararlo, tra l'altro, però vuole il coltello e basta. Quindi coltelli a go go, come se piovessero, li facciamo, li portiamo là, e in più devo anche sistemare gli altri edifici, quindi questa giornata la passiamo un po' a sistemare e poi vediamo quando arriva Helmut a lavorare, a fare il cacciatore che ci serve recuperare carne. Riparazione che si fa, ve lo ricordo, basta prendere il martello, tasto destro, e qua possiamo fare upgrade, migliora, eccetera eccetera, e in questo caso ripara, ci serve il bastone e andiamo a sistemare tutto questo qua. Bastone, qua altro bastone, ci serve tanto bastone, per fortuna ne abbiamo veramente un fottio qua. Quindi possiamo andare a recuperare tutto il bastone che vogliamo. I coltelli li ho messi dentro, il che vuol dire che comunque lui può andare a caccia. L'unica cosa che non ho ancora capito, perché c'è un'icona, vedete, ancora del mangiare, eppure il mangiare io l'ho messo là, sempre che non mangino cose strane rispetto alla scorsa versione, e poi c'è anche quello dell'acqua. Ora però la sistemiamo. Oh, questa è sistemata, questa è sistemata. Vediamo un po', c'è altre robe probabilmente. Sì, qua sopra. Vai, questa è sistemata. Ok, questa è sistemata. Poi, che era quella più urgente, diciamo. Poi c'è questa da sistemare assolutissimamente. Sto deposito è messo veramente malissimo. Guardate qua, buchi ovunque. Buchi ovunque, va bene. Vabbè, dobbiamo fare, ci sono buchi ovunque. Poi vado in giro con la torcia anche di giorno per scaldarmi, perché i vestiti lì non bastano. Non bastano. Allora, questo è a posto. Poi manca la nostra casa, dove però probabilmente qua c'è la trappola per conigli che dobbiamo rifare. Ma qua serve del tronco, che non abbiamo. Però dovremmo avere una pala, sì. Perché ho levato, ho iniziato anzi a levare tutti i tronchi che ci sono. E tronchi che sti cavoli. Che ci serviva togliere assolutissimamente. Allora ripara, perché insomma sono brutti da vedere i tronchi, diciamocelo chiaramente, sono brutti. Però il tizio lì ha la casa meglio anche della nostra. Altri due tronchi, guardate, sono qua, senza star lì a distruggere il bosco. Tac, qua un altro e qua un altro. Wow, guardate che bello, sta già iniziando a diventare il nostro villaggio. Si già si intravede, si intravedeva già prima, ma in più si intravederà ancora di più nelle puntate. Cosa importantissima. Ripariamo qua e qua. E questo è andato molto bene. Ma non è che hanno bisogno dell'otre in casa? Non lo so. Però lo scopriremo. Anche qua c'è un'altra otre. Andiamo a riempire per bene. Wow, ok. Allora andiamo a vedere le due otre che abbiamo. Dove cavolo sono le otre? Eccolo qua. Un 4 e 4. Molto bene.
raccolgo sempre pietre e altre robe perché è importante continuare a raccogliere. Mi raccomando, amici, fatelo anche voi che state giocando a questo gioco. Oh, allora, vediamo un po' se funziona. Provo. O3. Dove cavolo è l'O3? Non la trovo mai l'O3. O3. Dove cavolo è? O3 d'acqua. Vai, buttiamo dentro questa. Buttiamo dentro da mangiare, magari qualcosa nella casa. L'avevo messo nel magazzino. Non so se cambia qualcosa. Mettiamolo nella casa. No, non cambia niente. No, invece cambia, vedete, sono spariti. Perfetto. Per cui il tizio lì, che non so dove... è ancora qua. Cioè, deve arrivare qua. Non ha ancora lavorato, è già passato un giorno, ma comunque adesso ha tutto. Quindi dobbiamo portargli anche l'acqua. È una cosa nuovissima, bella, ma nuova. Ora, facciamo, già che ci siamo, lì cacciatore è cacciatore, però nel mentre, perché attenzione, nel mentre può succedere di tutto, nel senso che ora che lui prende la carne, poi gli diamo anche il compito e adesso glieli diamo, conviene farci un'altra trappolina, che male non fa fuori casa nostra. Eccola qua, male non fa. Ora andiamo nella nostra bella casupola. Torniamo nella gestione. E qua, a questo punto, il capanno da caccia non è assegnato niente. Possiamo dirgli però cosa fare. Cosa gli diciamo? Di prendere ovviamente tanta carne, perché è quello che ci serve, un bel po' di pelle. Io farei un 15% di pelle, un 10% di pelliccia, un 15% di piume. Carne salata non può farla, il resto tutta carne che ci serve. Notate un'altra cosa, me l'avete scritto anche nei commenti, cioè questa. E Yamon, guarda che adesso è necessario l'edificio, quello, non mi ricordo più come si chiama, non questo, adesso non lo trovo più, ma va bene, legnaia, non questo, questo, la capanna dello speziale per raccogliere erba e altre cose in giro, quindi molto importante. Ora, vediamo un po', legnaia, capanna dello speziale, per quanto riguarda l'estrazione, caccia, capanno da caccia, lo abbiamo, agricoltura, potremmo già piantare qualcosa. Allevamento, non possiamo fare niente. Produzione, possiamo fare il laboratorio. Tipo di edificio qui, varie decorazioni e pezzi di mobilio utili. Oppure la cucina. Un tipo di edificio produttivo. Laboratori qui forniranno vari piatti e bevande. Quindi la locanda già. Provvista di griglie in pietra, forno e calderone all'interno. Possiamo già farlo. Ha poco senso farlo adesso in realtà. Però possiamo già farlo. Quello che mi piacerebbe fare è la dispensa. Questa qua. Però dobbiamo andare avanti in agricoltura. Quindi qua bisogna comprare assolutissimamente il concime. Perché sto cavolo, se no che riusciamo a farla. Ora la stradina. La stradina è da qua. Sicuramente scende. Scende, va verso la strada. Così per ora, facciamola dritta, ok, dritta per modo di dire, ma poi dopo la sistemerò un attimo un po'. E qua mettiamo questo, voilà. Poi ovviamente qua penso che la farò doppia, tipo così, penso, e anche qua penso, a un certo punto, tipo da qua in giù, sarà doppia assolutissimamente, così, ecco, perfetto, già mi piace di più, molto bene. Qua magari doppia anche qua, perché no? Ok, e poi qua la decoriamo con altre cose che faremo. La locanda potremmo farla anche qua volendo, però mi piacerebbe farla un po' nel centro del villaggio, quindi fare un villaggio diverso dagli altri, in tema come la scorsa stagione, ma leggermente diverso. Io andrei a dormire adesso. Olè, nuova giornata e nevica. Amici, nevica. Che bello. Che bello che nevica. E il tizio è arrivato. Helmut è arrivato. Helmut, vai a cacciare sotto la neve. Dov'è che sei, Helmut? Fammi vedere Helmut. Eccolo qua, Helmut. Parla. Fatti guardare da più vicino, Helmut. Ok, allora, umore 33%. Non male, gli abbiamo fatto una casa ultralusso rispetto agli altri. Direi.
Allora, è interessato, sì, è interessato. Hai sentito qualcosa di interessante, Lesnik? Ho sentito che qualcuno ha un compito per te lì. Sì, possiamo fare qualche missioncina. Qua può mangiare. Lotre ha bevuto e ha mangiato. Quindi importante questa cosa. Credo che possiamo fare una zuppa. Giusto così. Credo che una riusciamo a farcela, sì. Una buona zuppa di funghi. Ce la facciamo al volo. Guardate come butta dentro le cose. Fantastico. Abbiamo fatto anche una bella zuppina di funghi, che male non fa. Ora lascio giù le cose che ovviamente ho raccolto, perché qua abbiamo, tra virgolette, è finito, è una bella parola. Diciamo che abbiamo fatto un'ottima costruzione in questa puntata. Ora io vorrei andare... Guardate, hanno cambiato tutti gli obiettivi. Ora a questo punto io tornerei a Tutki. Abbiamo due belle missioni lì da fare. Non sarebbe male... Così vedo di trovare anche il fertilizzante, che è un'altra delle cose che vorrei prendere, appunto per andare avanti con la missione. Poi ne abbiamo altre missioni da fare, quindi c'è sempre un fottio di missioni da fare. Il paglia ne ho raccolto un bel po', pietra, ok, pelliccia, ok, bastone, ok, piuma, via... Zuppa di funghi ce la teniamo, il tronco via, gli stivali. Allora, ecco, le calze di Rassimir ce le teniamo, va. Allora, carne ne abbiamo una, quindi possiamo seguire poi quante ne fa. Cioè, voi non potete capire, mi ha seguito un... guarda, è andato via. No, guardatelo, è là, mi stava seguendo. Maledetto, guardatelo. Maledetto te, beccati qua, ti becco da dietro, anche da davanti ti becco, guarda qua, oh, pure qua, oh, un'altra, ho finito i colpi, ma li recupero, eh. Ah sì, si è buggato il maledetto, e mo t'ammazzo così, se... cinghialazzo, oh, e ti scuoio anche, maledetto, mi stava prendendo, oh, là, bel cinghiale sguazzato, sguinzato qua. Allora, andiamo a vedere qua. Qua abbiamo... How are you? Erwina. Oh, guardate l'asinello là in fondo. Allora, Erwina, romance. Come va, bellezza? Allora, presumibilmente c'è un cacciatore nella valle che riempie le carcasse... Se, no, è il vestito migliore che abbia mai visto in tutta la valle. 41%. Come va, bellezza? Una volta ho sentito che il castello deve... No, le persone orgogliose di chi sono rare in questo sono felici di averti incontrato. 49, come va bellezza? Devi rompere qualche... Questa, 57, come va bellezza? Sei molto sofisticata, mi piace. 68. Siamo andati avanti alla grande. See you soon, see you soon, see you soon. Allora, andiamo a vedere. Qua, la tizia qua ha bisogno dei nostri favori. Bratumila. Non è male neanche lei. Posso aiutarti in qualche modo? Mi farebbero davvero comodo il tuo aiuto. Sto pensando di espandere i miei campi, ma ci sono molti alberi nella zona. Potresti tagliare un po' per me? Certo, basta chiederlo. Sono un grandissimo tagliaboschi. Allora, intanto guardiamo un attimo il capanno da caccia. Sta andando avanti, sì, progresso ce l'abbiamo. Progresso ce l'abbiamo, carne già 12, amici. Alla grande, alla grande. Ok, allora, diario. Qua dobbiamo prendere il fertilizzante, vediamo se lo troviamo qua. Qua bisognerebbe parlare con Uniogost, ma ci parliamo. Nuovi campi. Oh, abbattere 10 alberi. Ma, cioè, li abbattiamo subito. Dove? Li abbattiamo qua, che sono tutti vicini? Direi di sì, abbattiamo qua alberi, alberi a go-go. Con in mano da una parte la torcia, dall'altra l'ascia, tiriamo giù gli alberi. Nuovo livello estrazione! Allora, ho deciso anche di recuperare i tronchi, perché... perché amo recuperare i tronchi? Adesso ve lo faccio vedere perché. Allora, innanzitutto, vabbè, ci pesano, però in realtà, innanzitutto mangiamo. Mangiamo zuppa di funghi. Oh, che ci dà un po', non male. Ora, perché? Perché possiamo fare questo. Cioè, delle lance di legno che eventualmente possiamo anche vendere. Che male non fa. Quindi facciamo delle belle lance di legno, ci
levano i tronchi, pesano di meno, ci possono comunque servire e alcune possiamo anche venderle. Bisogna tirare giù tanti, guardate che bella neve, quando cade così tanto la neve mi piace tantissimo, veramente tanto. Ok, vai, recuperiamo, dammi lascia, anzi, andiamo a vedere l'abilità in estrazione, conoscenza dell'estrazione, abbiamo tutt'uno con la terra, forza della natura, 5% perdita durevolezza, minor perdita, 50% risorse recuperate, ok, questo ce l'abbiamo già, di trovare oggetti extra scavando le cave nell'argilla, non male questo, mettiamolo qua, perché comunque abbiamo argilla vicino ai nostri campi, e sti cavoli, potremmo trovare roba interessante. Allora, la tizia là, Erdwina, lì come cavolo si chiama, che non mi ricordo manco il nome, Spingarda 2 per gli amici, visto che Spingarda non la troviamo più, per ora, direi che secondo me già la prossima puntata potremmo fare qualche proposta. Ci serve un regalo però, adesso vedremo di trovarlo. Il regalo fa sempre bene, il regalo a una donzella. Però prima di tutto vorrei trovare un'altra tizia da portare al villaggio e accoppiarla con Helmut. Cosa importante. Però dobbiamo trovargli una mansione all'altra tizia. Potrebbe essere il robo dell'erborista. Ve lo dico. Questa è la mia idea. Scrivetemelo nei commenti se vi può andare bene come idea. Anche perché non possiamo ancora metterli nei campi. Non abbiamo la roba là, il fienile, mi pare. Quindi fienile non ce l'abbiamo, però possiamo eventualmente fare l'erborista, non male. Poi inizierei anche a lavorare attorno, quindi recinzioni e altre cose, quindi in maniera tale da iniziare a portare avanti anche il villaggio in questa maniera. E in più ovviamente continuiamo a fare le missioni. Adesso finisco questa, che praticamente dobbiamo tagliare ancora due alberi. La fucina, abbiamo sbloccato la fucina. Fantastico. Ok, siamo strapesanti. Poi c'è qualcuno che compra magari. In zona c'è qualcuno che compra. O devo trovarlo in giro dappertutto. Qualcuno che... Ma in realtà forse basta fare 6 coltelli così. Ci alleggeriamo. Facciamo fuori questi due alberi qua. Uno qua e uno qua. E sono dentro il villaggio. E intanto craftando così guadagniamo XP, eccetera, eccetera. È una cosa molto importante, molto. E facendo le missioni qua guadagniamo reputazione nel villaggio qua, che male non fa, anche perché così la tizia là ha molte più possibilità di venire da noi. Ormai ci conosce, le frasi ormai tradotte tutte in italiano sono ben più facili da leggere e da capire. E quindi molto bene. Allora. Dammi lascia, tiriamo giù questo e quell'altro e siamo a posto praticamente. Via, questo e questo. Siamo a posto, abbiamo tirato giù alberi a sufficienza per la tizia. Oh, eccola qua. Alla grande. Missione completata, nuovi campi, di tutto. È successo veramente di tutto. Ora vai di questo, vai ancora di 4 lance di legno. Siamo pieni di lance, io spero di venderle, ne abbiamo ben 18, 19, 20 lance, esagerato Amon, ma comunque possiamo fare un po' di soldini anche con le lance. Si è rotta per l'ennesima volta, sti cavoli, si è rotta per l'ennesima volta la torcia, io direi di fare, non possiamo farla, brutta storia perché non abbiamo dietro la paglia, ma va bene uguale, c'è qualcuno qua che compra? Questo posto c'è qualcuno che compra o no? Lei. Questa qua. Armanda. Mostrami la tua merce. Lei ha la bisaccia, la sella, il concime. Tipo di materiale costruzione ottenuto dagli allevatori e porcini, poi si è usato per produrre fertilizzante dal banco di lavoro del fienile. Allora, questo ne possiamo comprare un po' in realtà. Il problema è che il fertilizzante non credo che possiamo farlo. Ma al netto di questo, io gli venderei, vediamo un po', gli vendiamo 15 lance per 22 kg e 150 cocuzze, non male, e ben 6 coltelli di pietra, non male. Ok, bye. Ciao e buone cose. Allora, torniamo qua in tecnologia, abbiamo sbloccato
e stiamo sbloccando cose, vedete c'è il recinto di ramoscelle, un tipo di recinto, struttura decorativa che fornisce valore estetico all'insediamento, e il cancello, quindi possiamo già magari fare l'entrata, non male, così, giusto per, abbiamo anche il cancello di bastoni, però probabilmente è meglio questo di ramoscelli, presumo. Qua stiamo andando avanti abbastanza bene, qua stiamo arrivando al fienile, non male, andiamo a vedere un attimo qua, agricoltura, fienile, possiamo farlo, quindi in realtà potremmo anche fare il fienile per la tizia, hai bisogno di riscaldarti, sì, il problema è che non ho i cavoli, guardate che belli gli animali, non ho quel coso là perché l'ho lasciato tutto a casa, credo, mi pare, il Robili, questi qua che crescono qua, spero che qua ci siano da qualche parte, speriamo. I giunchi, non mi veniva in mente, ma non li ho trovati. Però vedo che il personaggio va solo a quella barretta lì di freddo, quindi va bene. Qua stanno lavorando che cosa? Le carote forse si fanno in inverno. Allora, qua qualcuno di questi, immagino. Anzi, fuori, il tizio là fuori ha bisogno dei nostri servizi. Per cui noi andiamo subito a dargli i nostri servizi a sto tizio qua. Ok, che tra l'altro vende, ok, anche lui archi e altre cose. Posso aiutarti? Potrei aver bisogno del tuo aiuto. Che cos'è? Sto per andare a caccia, ma mi manca ancora un po' di attrezzatura. Me lo procuri? Certo, vai! Dipende che cosa, però, visto che non me l'hai detto. Però è ora di cacciare, ha bisogno frecce di pietra 28. E non posso farle, tra l'altro. Frecce di pietra 28. E come faccio a farla? La missione scadrà questa stagione. Ma le frecce di pietra, amico, io non posso farle. A meno che non ci sia già l'edificio di... No, qua no. Mi pare che fosse... adesso chi si ricorda? Chi si ricorda? Produzione, qua. Laboratorio non è la fucina devo fare, però devo tornare verso casa, sti cavoli, questa stagione siamo al giorno 2, praticamente non so se riusciremo a farlo, direi di iniziare a tornare nella nostra base a questo punto. Allora sono arrivato a Gostovia, a parte l'abilità che abbiamo, questa abilità qua, quindi forza della natura, conoscenza, cacciatore di tesori, aumentiamo ancora questo, che male non fa. Allora andiamo a vedere un po' le missioni che ci avanzano, questo bisogna aspettare la prossima estate. Qua possiamo parlare con Unigost, è qua ci serve il fertilizzante, ma Edwin, questo è Edwin non aveva il fertilizzante, no, sì, bueno, cavolo, amo, non ce l'ha, 30, vai 30, addio, stai portando troppo peso, va bene, ti vendo anche 7 coltelli di pietra. Oh, siamo tornati alla grande. Ok, e abbiamo anche il fertilizzante, quindi abbiamo tutto. Piazza almeno 15 slot di campo, possiamo farlo. Ok, nella prossima puntata possiamo già fare questo. Fare anche il fienile, andare a prendere la tizia là e dirgli di lavorare ai campi col fienile, quindi rack. Sempre se erano le carote, però adesso vediamo. Ora questo qua bisogna fare quello. Nella prossima puntata dovremmo fare anche quello. Quindi a questo punto parliamo con Unigost, che non ho idea di dove cavolo sia Unigost. Sarà qua a bere come al solito. Unigost. Dove sei Unigost? Eccolo lì Unigost, eccolo qua, Unigost. Ciao Unigost, a quanto tempo? Davvero da molto Rassimir, come sei stato? Benissimo, ho conosciuto Warrad di recente. Ne sono lieto, sembra che tu stia seguendo la strada del passato di Jordan, proprio come volevi. Sì, per questo sono qui, volevo chiederti qualcosa riguardo Kestrel. Ok, quindi ne hai sentito parlare. Sì, Warrad l'ha menzionata ma niente di più, non tocca a me raccontare questa storia, disse. Unigost. Questo è davvero strano, perché dovrebbe dire così? Indubbiamente strano, Cass, Love, io, beh, cioè lei,
si faceva parte della banda e tutto qua. C'è un intrallazzo. Il tuo tentativo di sembrare normale fa sembrare che stai per avere un infarto. Hai ragione, scusami, semplicemente non ero pronto a discutere di questo argomento. Di lei. Vedi, Kessler era... Ricordo il giorno del nostro incontro. Io, Jordan e Sambor stavamo tornando indietro da una delle nostre missioni. Era davvero spettacolare. Rapina, stratagemma, battaglia, rivoluzione... Fallimento. Per farla breve, fummo costretti a prendere una scorciatoia nel fiume e perdemmo gran parte del nostro equipaggiamento nel processo. Perfino le nostre cavalcature. Dopo qualche giorno di vagamontaggio, vi ricordo che ci sono anche cavalli qua, nella foresta avevamo un piccolo villaggio, eravamo troppo esausti per perfino pensare ad una soluzione più elegante, perciò decidemmo di prendere i cavalli dalla stalla e lasciammo delle monete. Alla fine facciamo così, cavalcammo i cavalli via dal villaggio in tutta fretta. Quando udimmo all'improvviso un forte fischio, i cavalli si fermarono immediatamente come se fossero stati incantati. Jordan cadde e Sambor stava calciando il cavallo con tutta la forza, ma non si spostava nemmeno di un soffio, cioè faceva così con le gambe. Poi udimmo la sua voce. Se voi ragazzi volete tenere le vostre teste attaccate ai vostri corpi, dovete scendere dai miei cavalli e iniziare a correre. Ho guardato dietro di me e ho visto la donna più bella con in mano un arco, con una freccia puntata al mio occhio, e in quel momento tuo zio scese, arrabbiato come non mai, e iniziò a inveire contro. Quindi lei ha spostato l'arco e scoccò la freccia. Sembra un elfo, tipo lei. Gli ha sparato, senza batter ciglio, e io e Sambor siamo quasi morti dalle risate. Cosa? Perché? Quella è stata la prima e francamente l'unica persona che abbiamo incontrato che ha fatto sembrare Jordan un folle, un bambino. Vedere Jordan sanguinare e noi ridere deve essere stata la cosa più strana. Sicuramente avrà pensato che eravamo dei lunatici. Sono certo che sì. Sono certo che sì. Finivo per passare giornate intere assieme. Si occupava delle ferite di Jordan, che per contro non le disse una parola per tutto il tempo. Nel frammento io e Sambor non facevamo altro che pregarla di unirsi a noi. Quando le spiegammo la nostra missione, cosa non che non avevamo mai fatto con uno sconosciuto, disse di sì, come se nulla fosse. Non c'era una stilla di paura in quella donna, l'animo più coraggioso che abbia sia mai nato. La sua unica condizione era che dovevamo prendere tutti i cavalli. La sua unica famiglia erano quegli animali e la famiglia non va mai abbandonata. Va bene. Ce n'erano cinque. Qualcuno avrebbe potuto chiamarla coincidenza, gli altri destino. Il quinto era per Warra, giusto? Lo era, il nome della cavalcatura era Burr, il quale lo rendeva completamente adatto per il suo futuro proprietario. Burr ha portato le nostre per almeno un anno prima che gli venisse assegnato un fantino. Le nostre, credo, le nostre cose. E i due divennero migliori amici, te lo posso assicurare, ma tornando a Kestrel, inizialmente non piacque a Jordan. Fu la prima volta che lo vedi così sicuro di qualcosa. Non fu in grado di incantarla con uno sguardo, come succedeva per le altre donne, e per questo ne risentiva. Per un po' almeno, perché tutto presto si rimetterà al suo posto. Il sole sorge sempre a est e tramonta a ovest. E su questo non ci piove. Stessa cosa vale per Jordan. Ha sempre ottenuto ciò che voleva. Ed è per questo che era ad ammirare... E per questo era ad ammirare e desiderare. Lei non aveva alcuna possibilità. Erano insieme Kestrel e Jordan... Beh, è iniziata come un'avventura, ma non è così che inizia una storia d'amore? Anzi, ogni amore, ma uguale. Ben presto divennero inseparabili. Se non conoscesse così bene Jordan, direi che l'ha cambiato. Ma non è cambiato, non poteva. Ha solo apprezzato il suo nuovo gioco, una relazione. Anche Sambor se ne è accorto e ad un certo punto tutti l'hanno fatto, tranne Kestrel. Jordan si è stancato subito di questo gioco, come chiunque altro. Quindi è tornato a sedurre e a divertirsi con le altre donne. Ma ora c'era un'altra sfida per lui, un altro brivido nel tenerlo segreto da Kestrel. Era doloroso da guardare, molto doloroso, specialmente volendosi così bene entrambi. Intendi amato come un membro familiare, giusto? Rassimir, ho amato Kestrel dal momento in cui mi ha puntato una freccia contro. Non ho mai smesso, bello, si capiva dalle sue parole. Ma sono sempre stato timido a vivere nell'ombra di Jordan. Ha solo peggiorato le cose, quindi l'ho tenuto per me, per anni, fino a quando non ce l'ho più fatta. Cosa intendi? Abbiamo iniziato una storia. Quindi tradito Jordan. Niente bianco e nero, cara Rassimir. Sicuramente lo impari con l'età. Viviamo tutti in infinite sfumature di grigio. Ma sì, questo è innegabile. Mi sono odiato per questo e lo odiavo, per aver ferito l'amore della mia vita. Per avermi costretto a mentire e a mantenere i suoi sporchi segreti mentre ne avevamo uno mio. Ne avevo uno mio. È stato estenuante. Ad essere onesti, ma non potevo fermarmi, non potevo perderla e anche lei non riusciva nemmeno ad amarlo.
Non smetteva mai di amarlo, scusate che cambia totalmente la frase. Non sto giudicando Unigost, sembra straziante, un'altra torcia rotta. Non ho ancora detto tutto ed è andata sempre peggio. Quando è rimasta incinta, non riuscivo a mangiare, a dormire, ha iniziato a prendere distanza da lei. Non sapere, mi stavo uccidendo, Jordan era il padre? Oppure era lui? Ho dormito con una donna che portava il figlio di un altro uomo? O forse era mio e non volevo crescerlo, ma vivere spacciandomi per suo zio nella menzogna come un codardo, i più oscuri pensieri percorrevano la mia mente in quel momento. Mi sento ancora in colpa. Ho davvero sperato accadesse? Il bambino era nato morto, volevo morire con esso quel giorno, ma allo stesso tempo mi sentivo sollevato. Che tipo di persona si sente sollevata in una situazione del genere? Quando Jordan lasciò la stanza volevo vedere i suoi occhi, volevo essere sicuro per sapere finalmente cosa provare. Lei non mi ha permesso. Mi sono unito a Jordan nel suo dolore. Abbiamo bevuto e pianto tutta la notte. Fingevo di essere solo un fratello empatico, ma era una feccia con un dolore tutto suo. Il corpo del piccolo bambino è stato bruciato nel mattino. Questa storia è triste, ma si capisce da questi logorroici, chiamiamoli così, lunghi dialoghi, quanto sia profondo anche la storia di questo gioco. Non potevo tornare da Kestrel e nemmeno da Jordan. Alla fine lei perse tre dei suoi uomini quel giorno, tutti consumati dalle fiamme, spezzati via col vento come fumo e polvere. Cioè lui, Unigost e Jordan, lui il bambino. Unigost, mi dispiace, non avevo idea di cosa avessi visto, cosa tutti voi aveste passato. Non è nulla da scusarti, figliolo, come stavo cercando di dirti fino all'inizio, non invidiare le vite che abbiamo vissuto. Stavamo cercando di fare del bene, di portare del cambiamento, ma non eravamo eroi e ne stiamo ancora pagando il prezzo. Bisogna di vederla a Unigost, hai detto che tutti voi siete finiti nella valle? Non so dove lei viva. Non voleva essere trovata, non da me, quindi non l'ho mai cercata, ma sono certo che Sambor sappia, per provare con lui. Quindi è ciò che farò. Rassimir, se la vedi, dille che io... Lascia stare, abbi cura di te. Ok, e abbiamo una nuova missione fantastica, devo dire. Mi sta piacendo tantissimo. Parla con Sambor. Quindi, amici, abbiamo tre missioni da fare nella prossima puntata. Bisogna andare assolutissimamente avanti. Nella gestione qua, il capanno da caccia ci ha procurato ben 45 di pelle, 45 di carne, 3,9, 1,5, non è vero, però abbiamo 45 di carne, cioè tantissimo. Il cibo ormai non è più un problema per ora, quindi nella prossima puntata dobbiamo fare tante cose, missioni, recuperare la tizia là, portarla al villaggio, fargli coltivare, dobbiamo coltivare noi, dobbiamo fare le frecce, c'è un sacco di roba da fare. Quindi amici, mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, mi raccomando, per farla andare avanti, commentate rispondendo alle mie cose, cosa avreste fatto, avete capito, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, vi ricordo che in descrizione c'è anche la playlist di questa fantastica serie. Da Amo Rouge è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video, ciao a tutti!